Cat ha organizzato un'enorme festa a sorpresa per il mio compleanno su Garry's Mod, piena di mostri assurdi e altri personaggi fuori di testa, che è finita malissimo. Ci sarà infatti un gigantesco mistero da risolvere, perché uno degli ospiti è stato sparato e noi dovremo capire chi è stato, che fa anche rima. E vi voglio fare anche un grandissimo annuncio: ho aperto un nuovo canale gaming chiamato Pongo Dongo. Trovate il link sia in descrizione che nel primo commento, in cui caricherò dei video su giochi che di solito non porto su Pongo Dongo, sul canale principale. Fidatevi di me, riderete come dei pazzi. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione. Oggi è il mio compleanno e Cat mi ha detto di venire urgentemente. Non so guidare, vabbè, non fa niente. Vengo in retromarcia nella pizzeria di FNAF dell'altra volta. Mamma mia, guarda che driftata di parcheggio perfetto. Certo, la macchina non è messa benissimo, ma magari me ne regala una nuova per il compleanno. Mo fammi entrare. Sì, e signora, là... scena dal tavolo. No, Cat, non le darò 1000 euro. Cat, ma ciao. Che stai facendo? Ma perché mi hai chiamato con urgenza qua? Io stavo festeggiando tranquillamente il mio compleanno. Vieni, aspetta un attimo. No, no, Cat. Ok, vieni. Cat, non era necessario. Auguri! Cat, in che senso? Cioè, ti ringrazio. Cos'è, una festa a sorpresa? Sì. Va bene, allora devo salutare tutti i partecipanti. Sì, sono tutti i tuoi amici. Oddio, tutti i miei amici. C'è il cupcake, c'è Satan. Ma Cat, ma questi chi sono? Ma io non li conosco. Ma siamo sui tuoi amici di Facebook. Ma quali amici di Facebook? Ti pare che io... Ok, sì, probabilmente su Facebook io potrei avere della gente così. Ma questi sono dettagli. Va bene, Freddy, bella bro, come stai? Tutto a posto? Venom, perfetto, lui lo conosco. Cat, io sto analizzando un attimo questo tipo. Chi è? Cat, chi l'ha invitato? Bro, è tra i tuoi amici di Facebook, te l'avevo detto. Ma tu sei proprio sicuro che questa bestia sia tra i miei amici di Facebook? Io ho visto i tuoi amici su Facebook, ho guardato lì, ho invitato bene, tutti. E li ho invitati tutti, anche Foxy Cane. Ma perché? Cos'è? Comunque posso dire che questa è bellissima. È cavalcabile sta roba? Ti prego. Non lo so. Ti prego. Vai, voglio cavalcare. Beh, è bellissimo. Il mio nuovo motorino. Posso prenderlo come regalo di compleanno? C'è... Vabbè, questo immagino sia sempre tra i miei amici di Facebook, esatto. Giusto? Poi abbiamo la ballerina. Ok, hai chiamato una ballerina per il mio compleanno, per intrattenimento. Sì. Ok, abbiamo Spider-Man. Ciao, bro! Come stai? Tutto bene? Non ho capito, mi sta schiaffeggiando. Perché si sono... Ok. Sbalzi di corrente. No, non te li do quei soldi, no! Sì, ma non c'è bisogno di ammazzarle le persone, basta parlarci, capito? Vabbè, forse hai preso gli insegnamenti dalla persona sbagliata. Poi abbiamo Venom e c'è Bonnie. Ah, lui suona e lei balla. La smettiamo di spegnere le luci? Ketta, la finisci? Quadro elettrico, ti ho detto che non lo devi toccare quando entri nelle pizzerie. Ogni volta a spegnere. Ketta, si è spenta la luce. Sei stato tu, Ketta, a spegnere la luce? No, non sono io! Hai sentito? Cos'è stato quello sparo? Non hai sparato tu, vero? No, mi hai sparato tu prima! No, Cat, io non ho premuto nessun tasto, non ho sparato io! È ritornata la corrente! Ho preso il fucile! Bene? Come hai preso il fucile? Cat, ferito! No, è morto Spider-Man! No, aspetta, vuol dire che qui qualcuno ha staccato la corrente e ha ammazzato Spider-Man! Cat, il mio compleanno... Cosa significa? Si è trasformato in una caccia all'uomo misterioso che ha ammazzato Spider-Man! Ma sai cosa significa? Che cosa significa? Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Chiunque l'abbia ucciso potreste spegnere di nuovo la corrente e ammazzare anche questo gatto imbecille. Aspetta. No. Cat, Spider-Man è esploso e tu hai un cecchino in mano. Chi mi dice che non sei stato tu? Parla! Ma tu hai una pistola! Questo è vero, ma io la pistola ce l'ho sempre avuta. Tu quel fucile non ce l'hai mai avuto. E sei stato tu? Non sono stato io. Aspetta. Analizziamo tutti gli invitati e poi facciamoci un giro nella pizzeria, perché potrebbe essere scappato. Allora abbiamo Venom.
Venom, che era accanto a Spider-Man con un fucile gigante. Però se fosse stato lui sarebbe troppo palese. Cioè, era a fianco, allora è stato lui. Quindi chi ha colpito vuol dire che l'ha fatto con ingegno. Geniale. Poi abbiamo... No, io lui non voglio guardarlo negli occhi. Sembra Joker, ma di Wish morto. Aiuto. Allora, poi abbiamo Freddy. Che c'è? Che è successo? Mi è sospetto quello elegante. Cioè, effettivamente io non lo conosco. Tu non lo conosci. L'hai invitato, ma lui è venuto a prescindere, anche se non sapeva chi fossimo. Quindi sì, effettivamente è molto molto ambigua come cosa. Hanno usato un'arma, quindi io escluderei i due quadrupedi che sono qui. Quindi escluderei Foxy, vabbè, questa roba qui che non so come definire. E escluderei anche quest'altra roba qui che non so come definire. Beh, oddio, escluderei anche lui, in effetti, perché sono tutti e tre a quattro zampe e non penso possano tenere in mano una pistola. Quindi i sospetti sono Freddy Fazbear. Fred Fazbear. Qua dietro. Non lo so, io stavo parlando, tu scompari, mi fai cagare addosso, soprattutto in una situazione del genere, non farlo mai più. Abbiamo un altro Venom, però capisci, sarebbe troppo scontato se fosse stato Venom. Abbiamo qui questo tizio sospetto. Come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo? Dobbiamo trovargli un nome. Paolo. Va bene, lui è Paolo. Poi abbiamo Bonnie e poi abbiamo la ballerina. Ovviamente Venom con il fucile. Direi un attimo di esplorare. Voi dovete stare tutti fermi, altrimenti vi facciamo saltare la testa uno a uno e morirete tutti insieme a Spider-Man, ok? Vieni, Cat. Devo ricaricare un attimo l'arma perché mi sto cagando addosso. Perché l'ultima volta in questa pizzeria, non so se ti ricordi, ma qualcuno era diventato Springtrap. Non ti ricordi? È vero. Che vuoi? Non ti ricordi che qualcuno mi aveva tradito ed era diventato Springtrap? No. E quel qualcuno che mi aveva tradito eri proprio... Tu, attenzione. No. Guarda, guarda qua. C'è un cupcake viola. Oh, mamma mia. Dici che è stato addentato da qualcuno di viola. Quindi il sospetto si infittisce su Bonnie. Tu che ne pensi? Io so che è buono per sparargli. Mi hai fatto cagare. Buono come poligono. Ma tu sei scema. Ma quel fucile è potentissimo. Non lo usare su di me. Non lo usare su di me, per favore. Tranquillo. Proteggo con il bidone della monnezza. Tu non puoi uccidermi. Prova a sparare al bidone della monnezza. Secondo me non riesci a prendermi dal bidone. Ma che figata, il mio nuovo scudo di Capitan America. Chiamatemi Capitan Monnezza. Vieni, continuiamo ad esplorare. Uno dei primi sospetti quindi è Bonnie, cioè uno dei sospettati principali. E qui, che cosa... no, queste stanze buie mi mettono ansia. C'è lo Spider-Man imbecille con in mano una pistola. Quindi due sono le cose: o ha ammazzato Spider-Man e poi si è sparato nel cervello, oppure qualcuno ha piazzato lì quella pistola facendoci credere che è stato lui. Ma io non me la bevo, perché lui è uno dei fan principali di Spider-Man. Perché dovrebbe farlo esplodere? Ma respira ancora. Aspetta, gli stai schiacciando non le gambe. Respira, aspetta. Respira. Entra. Non entra. Entra sto trapezio. Ok, non respira. Io direi di chiudere la porta, perché magari poi la polizia entra e dice che siamo stati noi. Allora, esatto. Continuiamo ad esplorare, perché qui questo luogo è infinito. Vediamo, qui c'è qualcosa? No, qui non c'è niente. Quindi secondo me non è passato da questa parte. Qui sotto, ti ricordi che c'era il bunker? Sì. Però aspetta, io direi di continuare ad esplorare. Ma perché devi distruggere ogni volta tutto? Scusa. No! Mi hai fatto cagare addosso. Cat, tu ricordati che sei nella lista dei principali sospettati, perché potresti avermi invitato al mio compleanno e magari vuoi far ricadere la colpa su di me per prendere tutti i miei soldi denunciandomi, vero? Sì, e se invece sei tu? Ma mi hai invitato tu alla mia festa di compleanno, scusami, perché avrei dovuto uccidere Spider-Man? Scusa, prova a sparare con quel fucile. Oh, io non ho parole, ma sto fucile... No. Cat, per favore, per favore. Ho risolto. Tu mi hai fatto cagare addosso, stavi per ammazzarmi. Anche qui mi sembra tutto in ordine. C'è il Purple Guy, un altro indizio che ci conduce a qualcosa di viola, però a tema Five Nights at Freddy's. Però secondo me ci stanno depistando. Secondo me non è stato qualcuno di FNAF. Aspetta che ti liberiamo. Si può liberare? Io volevo togliere la cella. Attento sei puntato. Parla. Chi ti ha messo lì dentro? In che senso non puoi dire? E adesso ci sono... Vabbè, questo facciamo che l'abbiamo ucciso noi. Si può spostare sto imbecille. Vai, ritorna nella cella. Cat, non c'è...
Cat, non c'è bisogno. Aspetta. Ah, ok. Ma Cat, dobbiamo andare. È scomparso. È scomparso. Va bene, la situazione si fa sempre più ansiogena. Aspetta, che devo ricaricare. Ci sono altre stanze che non abbiamo analizzato. Sì! Allora, c'è questa qui. Ah no, questo è un corridoio. Qui si esce fuori dalla cassa. Però qua porta il tetto. È vero, aspetta. Sali, c'è qualcosa? Oh, oh. C'è una pistola! Ma... è la stessa pistola che aveva in mano lo Spider-Man imbecille, quello che si è tipo ammazzato in quella stanza. Interessante, qui. Oh mamma mia, ma qua si può esplorare. Può aver usato queste per spostarsi tipo Among Us. E infatti, vedi? Si sposta tra le stanze. Qui c'è la stanza del Purple Guy. È tutto collegato, Cat. Ok, dobbiamo ritornare assolutamente nella sala principale. Cat. Ah, ciao! Tu sei imbecille, mi sono cagato addosso. Ma sei stupido! Io, sinceramente, Cat, mi sto cagando un po' addosso. Cat, ci sei? Ok, perfetto. Sì. Ma mi sono portato la maschera di Freddy. Ah, ti sei portato la maschera di Freddy, giustamente. Mai dire mai. Dobbiamo ritornare nella sala principale, Cat. Dobbiamo interrogare tutti. Vieni, muoviti con la maschera di Freddy. Arrivo. Io non ho parole. Zitto, che magari sta succedendo qualcosa. Cat, cosa? Non fare un passo, non muovere un muscolo. C'è Venom. Anche lui è morto. Non ci posso credere. Aspetta, allora, tutti gli altri stanno guardando verso la parte di Venom. Si sono iniziati a spostare, tranne Bonnie, che non sta guardando da quella parte. Ma non vedo niente. Cat, guarda. Cosa? Fai vedere. C'è il tizio, il nostro principale sospettato, che sta fissando Spider-Man. Guardalo. Ci penso io? Vai, pensaci tu. Allora, per forza lui ha ammazzato Venom. Vai, fucilalo. Vai. Cat non sta funzionando. Aspetta. Cat, sì, per favore, fai in fretta. Cat, prima che si gira. Cat, mamma mia, che ansia. Non ci posso credere. Spostati. Dove lo devi buttare? No, Cat, abbiamo ucciso il nostro principale sospettato, Cat. Non ci posso credere. Allora, abbiamo vinto. Perché Bonnie si... Cat? Fra? Zitto, che non ci ha visti. Non si è passata qua, probabile, forse. Aspetta, vieni, andiamo lì dietro. Uscendo. Zitto, andiamo lì dietro. Piano, non farti sentire. Non sta uscendo. Non sta uscendo, si sta spostando in un'altra stanza. Ma è quel corridoio dove sta andando? Sì, è il corridoio dove stavamo prima. Zitto. Oh mio Dio. Cat, dove sta andando? Oh, hai capito dove sta andando? Cat, sta andando nel bunker. Aspetta, zitto. Se n'è andato? È sceso giù? Non devo ancora entrare. Ok, avvisami appena entra. Entrato. Oh, io ho paura, perfetto. Cat, sei ancora vivo? Ok, tutto a posto? Cat, vedi qualcosa lì giù? No, penso sia sceso. Sì, lo penso anch'io, anche perché questo fino a 2 minuti fa era chiuso. Però io vedo un sacco di luci. Aia, rosse. Oh mamma mia. È anche peggio dell'altra volta sta roba. Guarda quante luci rosse. Cat, a me sta venendo una leggera ansia. C'è una luce verde. Oddio, c'è una luce verde. Ma quella stanza lì non è mai stata. Così c'è una bicicletta. Perché c'è una bicicletta? Qui c'è qualcosa. Ammazzo qualcuno. No, ok. Cat, mi hai fatto cagare addosso. Potresti evitare di fare queste uscite, per favore? Grazie. Ok, piano. Non ci credo. Cat, mani in alto, Bonnie. Allora sei stato tu per tutto questo tempo. Hai ammazzato tu tutti gli Spider-Man. Oh, stai. Ciao, raga. Ma come, ciao, raga? Domi? Ma che fai qua? Per il tuo regalo. In che senso per il mio regalo? I corpi di Spider-Man sarebbero il mio regalo. Cat, tu ne sai qualcosa? Non solo i corpi di Spider-Man. No, ragazzi, che cosa sta succedendo? No. Tu dovrai soffrire qui con noi. No, ragazzi. Prendilo, Domi! No, andiamo! Vado via. Ma perché Domi era Bonnie, Cat, Chica? Ma cos'è sta situazione? Devo uscire fuori. No, non mi stanno seguendo. Vero che non mi stanno seguendo? Dov'è che l'avevo messa? Aspetta, allora. L'avevo lasciata in un vicolo. Eccola! Allora, ragazzi, mi dispiace, ma ho trovato il colpevole. Siete entrambi e adesso, per punizione, facciamo una bella cosa. Non so neanche se mi stanno sentendo. Ok, addio sfigati. Ma tanti auguri a me di buon compleanno. Al prossimo video.